Altissimi re, in giovanissima età cominciai a navigare e ancora oggi vado per mare. Quest'arte spinge chi la segue a desiderare di conoscere i segreti del mondo. Ho percorso tutte le rotte conosciute. Todo lo che fasta, oi se navega. Todo lo è andato. Nostro Signore mi aprì l'intelletto per darmi ad intendere che era possibile navigare di qui alle Indie. E con questo fuoco venni alle vostre altezze. Il giorno 3 del mese di agosto 1492, un venerdì, mezz'ora prima del levar del sole, presi la via delle isole Canarie, che sono nel detto mare oceano, per prendere di lì la mia rotta. Genova, 25 agosto 1479. Interrogato se sia in procinto di partire, risponde: sì, domani, al mattino, per Lisbona. 17 ottobre 1492, Isola Fernandina. Tutti coloro che si erano presi il posto per lavorare, quelli che lavoravano agli scafi, quelli che lavoravano alla riparazione degli scafi, tutti quelli che avevano bisogno di uno spazio libero per lavori importanti e pesanti. La compagnia di Castello non si vede. Questi campanili, queste torri, sono coperte dalla città vecchia che sta tra la collina di Castello e la fine del porto originale. Per una ragione di lento isolamento, signori, sono ormai 17 anni che sono venuto a servire questi principi con l'impresa delle Indie. I primi 8 li passai in dispute e infine la mia opinione fu tenuta per cosa di burla. Io ho perso in questo la mia gioventù, la parte di quanto mi spetta e l'onore, ma non fuori di Castiglia, dove le mie azioni si giudicheranno e io sarò giudicato come quel capitano che dalla Spagna andò fino alle Indie. Siviglia, 2 aprile 1502. Ai nobilissimi signori del magnifico ufficio di San Giorgio in Genova. Sebbene il mio corpo si trovi qua, il cuore è lì da voi, costantemente.